Una maggiore sinergia e collaborazione tra i costruttori della provincia dell'Aquila e gli uffici speciali per la ricostruzione per migliorare l'efficacia e la tempistica degli interventi per la rinascita strutturale dell'Aquila e del suo territorio, colpiti 9 anni fa dal sisma, a partire dall'omogeneità delle procedure. È lo spirito dell'incontro che si è svolto presso la sede dell'USRA dell'Aquila tra il neopresidente dell'ANCI Adolfo Cicchetti e il direttore dell'associazione Francesco Manni, da una parte, e Raniero Fabrizi, responsabile di USRA ad interim di SRC, affiancato dal dirigente USRA Giovanni Francesco Lucarelli, dai tecnici USRC Raffaello Fico e Sergio Sulpizzi dell'altra. È stato un incontro nel segno di un clima di rinnovata collaborazione, ha detto Cicchetti. Abbiamo riconosciuto la validità e la complessità del lavoro svolto dagli uffici speciali ed è stata ribadita l'importanza dei traguardi raggiunti sinora in termini di risorse sbloccate e alta sorveglianza sulla ricostruzione, unitamente alla definizione di ulteriori obiettivi da cogliere nel breve e medio termine, soprattutto sul versante dell'omogeneità, delle procedure e dell'adeguamento dei contributi all'indice Istat. Piena condivisione è stata espressa anche da Fabrizi nei principi e nei fatti riguardo l'attenzione da tenere sempre alta sull'efficienza dei processi e sulla certezza e adeguatezza delle risorse, quali leve decisive per una rapida e positiva chiusura del cantiere L'Aquila dei comuni del cratere, un concetto confermato anche da Lucarelli, che ha posto l'accento sulla fiducia e sulla sinergia come elemento di fondo del confronto tra istituzione e territorio in tutte le sue articolazioni.